Ormai la casa si compra e si vende quasi esclusivamente online. Numerosi sono i portali che si occupano di questa attività. Oltre ai marchi più affermati, si sta facendo spazio anche una serie di operatori alternativi. Oggi andiamo a capire con Wikicasa e col suo amministratore delegato Pietro Pellizzari che cosa ci riserva il futuro. Dottor Pellizzari, grazie di essere con noi quest'oggi. Si parla di intelligenza artificiale. Nell'immobiliare, quali sono gli ambiti di applicazione? L'intelligenza artificiale si può applicare in diversi ambiti del real estate. Nel nostro caso specifico, come portale immobiliare, raccogliamo una vasta mole di dati, cosiddetti big data, che si differenziano in dati relativi a quella che è l'offerta immobiliare. Quindi abbiamo dati rispetto agli immobili in vendita e in affitto, raccogliamo immagini di questi immobili, planimetrie, dati rispetto ai prezzi richiesti e quindi tutto ciò che riguarda l'offerta immobiliare. Raccogliamo anche però la domanda, quindi cosa cercano gli utenti, in che zona, quali sono i loro budget. Per analizzare questa grande mole di dati sarebbe impossibile farlo, diciamo, insieme alle persone con degli analisti. Sarebbero necessarie centinaia e centinaia, se non migliaia, di analisti, che ogni giorno analizzano questi dati per poi estrapolare delle informazioni. E quindi qui ci viene in soccorso, ci viene in aiuto l'intelligenza artificiale che ci consente di fare diverse attività. Quella ormai più, diciamo, conosciuta, consolidata è quella relativa alle valutazioni immobiliari automatizzate, i cosiddetti AVM, Automated Value Model. Sono degli algoritmi che macinano questi dati e riescono a fornire, diciamo, come output dei range di prezzo sempre più vicini a quelli che sono i prezzi di mercato, inserendo ovviamente degli input che possono essere le coordinate geografiche, che possono essere i metri quadri, che possono essere caratteristiche dell'immobile. E questi algoritmi ormai vengono utilizzati da diversi player del settore per la parte di diciamo, valutazione in fase di erogazione del mutuo, ma sono anche un'utile stima che fa il professionista immobiliare quando deve suggerire al cliente qual è il prezzo migliore per promuovere l'immobile, oppure anche per curiosità, molti utenti vanno online, cercano quanto potrebbe valere casa loro e quindi i portali forniscono questi strumenti anche al curioso, diciamo a colui che si sta affacciando al mercato e vorrebbe mettere in vendita un immobile. Poi ci sono però altri filoni su cui noi stiamo lavorando. Uno molto importante riguarda le immagini, le planimetrie, no? Tutti i dati quindi che raccogliamo, informazioni che raccogliamo come portale immobiliare. Ecco, l'intelligenza artificiale ci consente di analizzare queste immagini ed estrapolare dalle immagini, dalle planimetrie, ulteriori informazioni sugli immobili. Ormai tramite machine learning ci sono dei sistemi che consentono di estrapolare da un'immagine, diciamo anche gli oggetti presenti in una sala, quindi identificare anche lo stato manutentivo dell'immobile, identificare il pavimento se è in parquet oppure in marmo, capire la luminosità, se è un appartamento da ristrutturare e quindi tutte queste informazioni poi possiamo utilizzarle sia per agevolare chi ricerca un immobile online, perché sono ulteriori caratteristiche che possiamo presentare a chi ricerca tramite il nostro portale, ma anche, come diciamo prima, nel processo di valutazione immobiliare. Ecco, le immagini hanno tante informazioni che arricchiscono quindi a livello di dati e quindi possono aiutare, diciamo, gli algoritmi a fornire valutazioni più precise. Poi un ultimo filone su cui noi stiamo lavorando è legato anche ai modelli che ci consentono di studiare il comportamento degli utenti. Comportamento degli utenti che online ricercano un immobile, ovviamente ci lasciano molte tracce, molte informazioni nel loro percorso di navigazione. Tutte queste informazioni noi le raccogliamo e ci consentono di fornire a chi ricerca un immobile online dei suggerimenti e quindi proporre loro degli immobili più in linea rispetto alle loro esigenze. Quindi valutando il tempo medio di permanenza su un determinato annuncio, andando a estrapolare le caratteristiche di quell'annuncio, si possono poi, con degli algoritmi di similarità, magari andare a vedere ulteriori case, ulteriori proposte immobiliari che possono fare al caso del cliente. E questo come fosse un agente immobiliare virtuale che macina un sacco di informazioni e che quindi può suggerire la proposta giusta per il cliente giusto, velocizzando quindi l'identificazione dell'immobile. Ovviamente tutta l'intelligenza artificiale gira dietro alle persone, quindi abbiamo bisogno di data scientist, analisti, programmatori che puliscano questi dati, li standardizzino e poi dopo elaborino degli algoritmi, dei modelli che vanno evidentemente validati. Questo per dire che l'intelligenza artificiale non sostituisce quella umana, però sicuramente la può potenziare enormemente.
Applicazioni quindi numerose e probabilmente anche imprevedibili guardando da oggi. Dal punto di vista dei portali immobiliari, quali sono le previsioni per il mercato? C'è da dire che c'è stata, diciamo, una fortissima ripresa post pandemica. L'anno scorso abbiamo sfiorato le 750.000 compravendite, quindi un dato diciamo ottimo. E non è solo quindi un ribalzo tecnico, ma noi crediamo sia l'apertura di un nuovo ciclo, sono aumentate quindi le transazioni e noi rileviamo nei primi mesi del 2022 ancora una forte domanda e vediamo anche un leggero incremento dei prezzi, che di solito è una fase leggermente successiva a quello dell'incremento del numero di transazioni e l'apertura di un nuovo ciclo immobiliare. Quindi l'outlook è sicuramente positivo, quindi i dati che noi registriamo come portale immobiliare sono più che incoraggianti per il settore nel suo complesso. Ovviamente ci sono delle incognite. L'incognita non è tanto sulla domanda, che rimane forte, ma quanto sull'offerta, che non è adeguata alla nuova domanda. E quindi abbiamo un patrimonio immobiliare molto vecchio, mentre le persone cercano case nuove, case più funzionali, domotica, efficienza energetica, e spesso l'offerta che diamo, diciamo, non è congrua, non è, diciamo, in linea con quella che è la domanda, e quindi questo può allungare i tempi perché c'è meno prodotto quest'anno, ma anche la qualità del prodotto, diciamo, non è in linea con le aspettative della domanda. Poi c'è da dire anche che ci sono negli ultimi periodi delle notizie, ovviamente, che tutti conosciamo, che non sono incoraggianti per il sistema economico in generale, quindi la guerra, l'inflazione che sale, un leggero incremento dei tassi, e questi effetti sicuramente producono incertezza su chi deve compiere una scelta molto importante come l'investimento immobiliare, e qui ci aspettiamo che possa essere un leggero rallentamento nel medio e lungo termine. Però noi crediamo che questa sia l'apertura post pandemia di un nuovo ciclo immobiliare, almeno questi sono i dati che vediamo, e siamo fiduciosi quindi che la pandemia in qualche modo abbia ravvivato il settore immobiliare per l'apertura di un nuovo ciclo. Quello che ci auguriamo è che l'offerta immobiliare si adegui in maniera veloce rispetto alla domanda, e quindi ci auguriamo anche maggiori riqualificazioni energetiche, bonus che supportino e aiutino quindi anche chi vuole ristrutturare un immobile o chi vuole efficientarlo a livello energetico, perché questa è la strada per riqualificare un patrimonio immobiliare un po' anziano che abbiamo in Italia, e quindi dare diciamo, a una domanda forte una risposta con uno stock immobiliare che sia in linea con le nuove ricerche. In tutti i settori, ma soprattutto in quello dei portali immobiliari, lo sviluppo tecnologico è inarrestabile, quindi una continua rincorsa tra operatori per migliorare il prodotto. Wikicasa ha in programma un aumento di capitale. Pietro Pellizzari, di quanto stiamo parlando e come utilizzerete queste nuove risorse? Sì, abbiamo recentemente chiuso un altro round di raccolta di capitali perché nel settore sono richiesti investimenti importanti. Il nostro è un settore che si sta consolidando, ci sono sempre meno operatori, più grandi, più internazionali, e quindi per noi è vitale, fondamentale continuare a investire in tecnologia. Ne abbiamo parlato prima, intelligenza artificiale, big data, ecco, dietro ci sono le persone, quindi il nostro obiettivo è raddoppiare l'organico, da 40 passare a 80 risorse. Prevalentemente cerchiamo figure con skills analitiche, quindi un profilo che possa essere data scientist, data analyst o programmatori. Cerchiamo anche figure marketing e sales per potenziare, insomma, il team a 360 gradi. Dove vogliamo andare? Vogliamo andare dove sono andati già i paesi più evoluti. In tutti i paesi anglosassoni, ma anche europei, c'è un portale di riferimento dei professionisti, quindi un portale che ha coinvolto gli operatori tradizionali nel processo di digitalizzazione. Crediamo che i professionisti siano il fulcro del settore immobiliare e che la figura dell'agente immobiliare debba sicuramente digitalizzarsi. In Italia siamo qualche anno indietro rispetto all'estero, il nostro portale ha quindi questo obiettivo, raccogliere le informazioni dei professionisti e quindi raccogliere tutti i dati che riguardano il mercato immobiliare e fornire in primis a chi ricerca un immobile online un canale affidabile, quindi andiamo a pulire le informazioni, andiamo a, tramite sia algoritmi automatizzati sia l'intervento manuale, andiamo ad innalzare il livello qualitativo, l'aggiornamento, l'affidabilità di queste informazioni per agevolare il processo di ricerca immobiliare online, ma tutte queste stesse informazioni poi le forniamo anche a diversi player
del settore stesso, quindi all'interno della filiera immobiliare. Quindi vengono da noi costruttori che hanno bisogno di dati per capire la gente cosa cerca e quindi cosa sviluppare, vengono da noi banche o valutatori immobiliari che utilizzano i nostri dati per fornire stime e valutazioni sempre più precise, vengono da noi ovviamente i professionisti del settore che vogliono promuovere gli immobili per avere sempre più contatti di potenziali acquirenti o venditori per il loro business, visto che il digital ormai fa parte del settore immobiliare, quindi è un canale, non è più uno strumento, ma diciamo un investimento per i professionisti. Quello che vogliamo fare come progetto nel medio e lungo termine è anche quello di arricchire il database immobiliare che abbiamo, aggiungendo anche altri dati, quindi non soltanto immobili in vendita e in affitto, ma aggiungere anche informazioni sociodemografiche, i cosiddetti open data che andiamo a raccogliere da fonti istituzionali o da database pubblici, e quindi crediamo che un'evoluzione possibile del nostro portale sia anche quella che va nell'ottica del metaverso, se ne sente parlare parecchio. Perché? Perché i portali immobiliari hanno già moltissime informazioni relative al settore stesso, possono aggregare ulteriori tipi di informazioni, in qualche modo possono creare un mondo virtuale, quindi una sorta di estensione della realtà aumentata che possa creare opportunità di business per tutti gli operatori del settore stesso.